Parliamo di una specie dell'ordine dei primati, l'Homo sapiens, dal latino uomo sapiente. Siamo noi, esseri umani moderni, il picco dell'evoluzione, della catena alimentare, le creature più intelligenti e più forti mai apparse sulla Terra? Forse sì. Ma c'è stato un tempo in cui avevamo un concorrente speciale, l'uomo di Neanderthal. Ma aspetta, i cavernicoli, dici? Ma i Neanderthal non erano i nostri progenitori? No, i nostri progenitori erano i Cro-Magnon, i primi esseri umani moderni. I Neanderthal facevano parte di un altro ramo dell'evoluzione umana. Il loro DNA era molto diverso dal nostro. Perciò si può dire che i Neanderthal erano un genere completamente a parte. Lasciate allora che vi presenti Ned il Neanderthal. La sua specie è vissuta da 430.000 a 40.000 anni fa in Europa. Nel 1856 i parenti di Ned vennero ritrovati per la prima volta dai paleontologi nella vallata tedesca di Neander, da cui il nome. Semplice. Ecco invece Hank. Come vedete, somiglia a qualsiasi tizio che potete incontrare per strada. Questo perché Hank è un essere umano moderno, un sapiens. È uno studente di archeologia. Perciò sì, quando avrà preso la laurea, Hank potrà guadagnarsi da vivere studiando le antiche specie umane come quella di Ned. Hank, ti presento Ned. Ned, ecco Hank. Come salta subito all'occhio, Ned è più basso di Hank. I Neanderthal in media erano alti circa 162 cm e pesavano più o meno 72 kg. Hank invece è alto 175 cm, quindi decisamente più di Ned. Ned però ha un'ossatura molto più robusta, dei muscoli più robusti e possenti e persino occhi più grandi. I Neanderthal erano forse più bassi di noi umani moderni, ma compensavano la piccola statura con una forza impressionante. Guardate, un dito di Ned è largo quanto due dita di Hank. Insomma, in confronto a Hank, Ned è una vera montagna di muscoli. Ma questo lo rende anche più forte? Essere più grandi non vuol dire essere migliori, sapete? Ad esempio, il cranio di Ned è molto più grande di quello di Hank, e così il suo cervello. Eppure, il cervello di noi umani moderni è molto più complesso ed efficiente. Perciò, cos'è meglio? Un cervello enorme o uno raffinato? Beh, per scoprirlo, andiamo a confrontare la giornata tipo dei nostri due amici. Mattino. Hank, il Sapiens, si sveglia mugugnando, con quel fastidioso allarme sul comodino, e si reca a lezione. Magari uscendo farà colazione, ma dove lo trova il tempo? Molto probabilmente prenderà al massimo un caffè. E... è pure in ritardo. Meglio velocizzare. Oh, ma guardate, Hank ha il fiatone solo dopo una piccola corsetta. Ned, intanto, si sveglia con i primi raggi di sole ed esce a procurarsi del cibo. Niente di preconfezionato, naturalmente. Non ha il lusso di far spesa al supermercato dietro l'angolo. Lui è come Tarzan, deve affrontare i pericoli della fredda steppa in cui vive. Grazie al suo petto molto ampio e alle grandi narici, i muscoli di Ned consumano più ossigeno. Le gambe forti e muscolose gli consentono di camminare senza sforzo anche per 50 km solo per trovare qualcosa da mangiare. Ed eccolo che trova quello che stava cercando, una mandria di bufali che bruca placidamente nei campi. Pomeriggio. Hank ha resistito appena per la prima lezione, ma ora alla seconda già dorme. A svegliarlo è il brontolio del suo stomaco. Approfittando di una pausa, Hank si procura un panino e un pacchetto di patatine ad un distributore automatico. Ned, intanto, è già da più di due ore sulle tracce della sua preda, un bisonte di 680 kg. Quanto basta per sfamare tutta la sua famiglia, o la va o la spacca. Ned fa un bel respiro e parte alla carica verso il bisonte, armato solo di un'ascia di selce. Dovrà dar fondo a tutta la sua forza per avere la meglio su quel bestione. Ma ce l'ha fatta. Mentre Hank, dal canto suo, una volta si è spaventato a morte perché un'anatra al parco gli voleva rubare un panino. E ha vinto l'anatra. Sera. Finite le lezioni, Hank va in palestra. Il suo target è sollevare pesi di circa 60 kg. Non un granché, ma non è che Hank voglia diventare un bodybuilder professionista. Ned, invece, non ha bisogno di manubrio palestre per restare in forma. Se volesse, comunque, potrebbe sollevare probabilmente un manubrio da 225 kg. Gli umani moderni saranno pure più intelligenti, ma i Neanderthal ci straccerebbero a braccio di ferro. Erano in media dal 5 al 20% più forti del più forte umano moderno. Però almeno noi abbiamo gli arti più lunghi, perciò se le cose si mettessero male, Hank potrebbe trattenere Ned per la testa, lontano dai suoi colpi. Certo, a patto che Hank sia un maestro di arti marziali. Ma seppure volesse accettare la sfida tra specie umane, Ned non avrebbe comunque il tempo. Lui e il suo clan di cacciatori devono ora trasportare la preda al villaggio, tra le caverne, che dista decine di chilometri. La giornata è stata lunga, ma hanno ancora forza e resistenza. Notte. Hank e i suoi amici vanno al cinema a vedere l'ultimo film Marvel. Finito il film, tutti a casa a dormire.
Ned è ancora impegnato nella sua lunga marcia verso casa, e per lui casa è un concetto molto diverso dal nostro. I Neanderthal non avevano insediamenti permanenti. Ned e la sua famiglia si accampano ogni notte in un luogo diverso, a seconda delle necessità. Stanotte fa freddo, ma Ned ha trovato una caverna perfetta. La luce filtra in profondità e i suoi occhi comunque sono grandi e adattati all'oscurità. Oh oh, sembra che questa caverna sia già occupata da un orso. Uno molto più grande anche di un grizzly. Ma Ned non fa una piega e scaccia via l'orso. La sua famiglia ora può riposare in questo nuovo rifugio, benché solo per stanotte. Nella sua stanzetta, intanto, Hank ha ordinato una pizza e gioca ai videogame con la sua ragazza. Ned, invece, sta accendendo il fuoco nella caverna e sua moglie Nelly, a sua volta molto più forte e robusta di qualsiasi uomo moderno, sta cucendo gli abiti, calzature e guanti con la pelle del bisonte. Ned si dedica poi a riparare i suoi utensili. Hanno mangiato dell'ottima carne cruda. Niente stoviglie, salse o spezie da queste parti. Si divora la carne fino all'osso. Hank si è messo a letto e intanto naviga pigramente sui social. Ned, esausto dopo una giornata faticosa, dorme sotto la luce della luna sul suo giaciglio. Per entrambi i nostri amici, domani si ricomincia. Ma domani è un giorno speciale. Buon compleanno! È così. Tutti e due i nostri ragazzi oggi compiono gli anni. È il loro 20° compleanno. Solo che per Ned significa essere già intorno alla mezza età. I Neanderthal, in media, vivevano al massimo 40 anni. Crescevano più rapidamente di noi. Per un Neanderthal, avere 12 anni voleva dire essere adulto. Immaginatevi essere considerato adulto e doversi procurare il cibo a un'età del genere? Va bene, ma se Ned era così tanto più forte dei progenitori di Hank, perché la sua specie non è sopravvissuta? Perché non siamo tutti Neanderthal? Nessuno ancora lo sa, ma esistono comunque varie interessanti teorie. Dieta. È possibile che la rovina dei Neanderthal sia stata la loro dieta, quasi esclusivamente carnivora. Questi ragazzoni erano provetti cacciatori e molto di rado raccoglievano frutta, bacche o vegetali. Una serie di inverni molto rigidi, però, può aver ridotto drasticamente le popolazioni di cervi, mammut, bisonti e altre prede preferite dai Neanderthal. Forse sono stati presi alla sprovvista e non hanno saputo adattarsi ad una dieta diversa, tramontando rapidamente. Conflitti con i Cro-Magnon. Sempre a causa delle temperature più rigide, i Neanderthal si trovarono a non potersi spostare più tanto e si trovarono costretti a convivere con i Cro-Magnon, che erano arrivati dall'Africa. La convivenza, per dirla con un eufemismo, non ha funzionato. I Neanderthal erano sì superiori fisicamente ai nostri antichi progenitori, ma i Cro-Magnon erano più alti, più agili e soprattutto più astuti. I Cro-Magnon inventavano armi più efficaci, come lance e giavellotti, con i quali potevano sconfiggere i Neanderthal senza nemmeno avvicinarsi. Gli studi sui crani dei Neanderthal hanno dimostrato che il loro cervello era più grande del nostro. Ma come vi ho detto, non è la grandezza a fare la differenza. La differenza è nella raffinatezza del pensiero. I Neanderthal avevano occhi molto grandi, perciò erano perfettamente capaci di raccogliere informazioni visive. In altre parole, reagivano sempre adattandosi ad una data situazione. I Cro-Magnon, invece, impararono ad interpretare le situazioni. Potevano perciò fare piani in anticipo e le varie tribù si univano per uno scopo comune. Sconfiggere i Neanderthal, ad esempio. E forse è andata proprio così. Un'altra ragione che potrebbe spiegare l'estinzione dei Neanderthal può essere stata... i Neanderthal stessi. Abbiamo visto che i maschi ogni giorno rischiavano la vita lottando contro orsi, mammut, bisonti e altri bestioni preistorici. Con un'attitudine così impavida e impulsiva, i Neanderthal forse si sono combattuti tra di loro e certamente conflitti del genere non finivano bene. La loro vita era sempre sul filo del rasoio e forse il loro numero è diminuito anche per questo. Ed ecco perché, cari amici, voi e io non viviamo nelle caverne mangiando carne cruda o facendo a botte con mammut giganti. Non che sia poi così male, devo dire. Ad ogni modo, meglio non provocare o sfidare a box un Neanderthal, l'avrete capito. Detto questo, i Cro-Magnon si sono evoluti in noi moderni Sapiens. Anche se certe volte incontro gente che di Sapiens non ha proprio nulla. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.